Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la camera FPV e la videotrasmittente nel flight controller Bardwell F4 AIO. Dopo aver fatto i collegamenti in maniera corretta, saremo in grado di settare l'USD su Betaflight in modo da visualizzare i dati della telemetria direttamente sugli occhiali FPV. Prima di procedere ai collegamenti, verifichiamo la tensione necessaria per far funzionare la videocamera e la videotrasmittente. Per quanto riguarda le camere FPV, ormai la quasi totalità di esse funziona con una tensione variabile che parte dai 5 fino ad arrivare ai 24, 36, ma anche 40 V. Per quanto riguarda la VTX, la maggior parte dei modelli in commercio necessitano di un'alimentazione che può essere compresa tra i 6 e i 25 V. Altri invece, come ad esempio la TBS Unify Pro, hanno bisogno di un'alimentazione di 5 V. I pad dedicati alla camera FPV sono questi qua sopra. Se la nostra telecamera dispone di un SD, possiamo saldare direttamente il filo nel flight controller. In questo modo avremo accesso alla configurazione della telecamera senza bisogno del joystick dedicato, ma utilizzeremo direttamente gli stick del nostro radiocomando. Quindi colleghiamo il cavo dell'USD nel pad CAM-C, il cavo segnale nel pad CAM-S, il positivo nel pad 9V e la terra nel pad G. Adesso colleghiamo la VTX. Se avete una Unify Pro o comunque una VTX che necessita di 5 V, dovete alimentarla tramite questo pad nella parte posteriore. Le VTX come questa si collegano nei pad qui in basso, visto che 9 V sono sufficienti per alimentarle. Quindi colleghiamo il cavo segnale nel pad video, il positivo nel pad 9V e la terra nel pad G. Se la vostra videotrasmittente dispone dello Smart Audio, potete collegarlo nel pad TX4. Dopo aver saldato la VTX e la CAM, possiamo collegare il flight controller al PC per configurare l'USD su Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in configurazione. Scorriamo verso il basso e in Other Feature attiviamo OSD. Quindi salviamo. Adesso sulla sinistra è comparso il menu dell'OSD dove possiamo fare tutte le configurazioni. Nella colonna a sinistra abbiamo tutti gli elementi che possiamo visualizzare a schermo. Di default sono tutti attivati, ma possiamo cliccare qui e scegliere quali visualizzare, ad esempio l'RSSI e la tensione della batteria. Una volta selezionati, possiamo prenderli e posizionarli dove preferiamo. Sulla destra abbiamo la configurazione dell'USD, dove possiamo scegliere il formato video, le unità di misura, il timer, gli allarmi e le statistiche post volo. Dopo aver configurato tutto, possiamo salvare. Per concludere, vi ricordo che potete accedere alla configurazione di Betaflight direttamente dall'OSD. Per attivarlo, basta mandare lo stick dello YAW a sinistra e quello del pitch in alto. Una volta all'interno del menu, possiamo fare tutte le configurazioni che facciamo solitamente davanti al PC. Questa caratteristica è molto comoda per quando siamo all'esterno. Se abbiamo collegato il filo dell'USD della camera FPV, possiamo accedere al suo menu interno per modificarne i settaggi. Portiamo il throttle a metà e poi andiamo a destra con lo YAW. Una volta che siamo all'interno del menu, usiamo lo stick di destra per la navigazione. Questo era il mio tutorial su come collegare la camera FPV e la VTX al flight controller Bardwell F4 AIO. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.